Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Eccomi di nuovo qua tra voi. Oggi fa davvero freddo, soprattutto perché c'è vento da nord, vento gelido. E comunque un giretto ci provo a farlo. E oggi mancano pochissimi giorni a Natale. Tutte le città, piccole o grandi che siano, sono tutte addobbate con luminarie e presepi vari. Allora, oggi voglio tornare a Porto Novo, perché a Porto Novo quasi sempre allestiscono un qualche cosa che possa richiamare il Natale o un mini presepio o qualcosa del genere. Andiamo a vedere se c'è qualcosa, dai. Da casa mia a Porto Novo, tra salite e discese, sono circa 17 chilometri, che sì, il percorso è alquanto breve, ma fatto in bicicletta sono 17 chilometri di pura felicità, almeno per me, poi dopo ognuno la vede come vuole. Eccoci qua, siamo quasi arrivati ormai, c'è la discesa e siamo subito a Porto Novo. Dai, andiamo giù, dai. Ecco qua, discesa in zona d'ombra, è freddino bene, sì, è qui sì un po' freddo. Quanto è bello Porto Novo d'inverno che non c'è nessuno. Ecco che proprio qui, in una spettacolare posizione davanti alla baia, ho trovato quello che stavo cercando. Un insolito presepio a carattere marinaro allestito all'interno di una patana, tipica barca di queste zone. Ma accanto alla patana c'è un'altra chicca davvero sorprendente, un mini presepio realizzato all'interno di una cavità di un pezzo di vecchio tronco. Ebbene ragazzi, qui da Porto Novo, di fronte a questa simpatica rappresentazione del Natale, auguro buon Natale a chi sta guardando questo video, a tutti gli iscritti al mio canale e a chi vorrà iscriversi naturalmente. E anche un grande augurio a tutte le persone a me care. Il video si conclude qui, vi ringrazio della visione, ciao, buone pedalate a tutti e alla prossima!